Per celebrare il 50° anniversario del torneo dei Rioni, domenica 15 maggio un corteo storico straordinario ha sfilato per le vie principali di Oria, a ricordo delle prime edizioni che si svolgevano proprio in questo mese. Il corteo, con circa 1000 figuranti, è partito da Piazzale Municipio e ha percorso le più importanti vie della cittadina medievale. Tutto il 2016 è stato dedicato a celebrare i 50 anni del Palio di Oria, il corteo storico di Federico II, Torneo dei Rioni, che vide la luce per la prima volta nel 1997. Alcuni figuranti solcarono le vie principali della città, rievocando i fasti federiciani. Un corteo storico straordinario, perché come voi sapete noi, la manifestazione si svolge in due giornate, il sabato con il corteo storico e la domenica con il torneo dei Rioni, il combattimento quindi per assegnare il palio. E questo avviene ad agosto, però tanti anni fa, nel 1967, quando per la prima volta ci fu il palio, proprio il 15 di maggio, la manifestazione si svolgeva sempre nelle due giornate nel mese di maggio, poi dopo gli anni 80 passò nel mese di agosto. Noi, per celebrare questo momento, per rievocare effettivamente proprio la giornata, manca a farla apposta oggi il 14, qui 15 di quell'anno, realizzeremo un corteo storico per le vie principali della città. L'imperatore, abbiamo scelto anche un imperatore che in questi anni è un attore che più volte ha interpretato la parte, che è un po' rimasto nei cuori dei nostri oritani, che è Sebastiano Somma, che e oggi torna per la quarta volta per celebrare i fasti del 50 anni di storia del corteo storico di Federico II, Torneo dei Rioni. La Prologo di Oria, che è l'ente che organizza e che mi pregio di rappresentare, se ha una medaglia che può appuntarsi su questo petto, è quella di dire che noi abbiamo garantito 50 anni di storia, la manifestazione non si è mai interrotta, ininterrottamente, anche con quelle che sono state molte volte, ancora lo sono purtroppo, le ristrettezze economiche, con le risorse finanziarie che sono sempre più lesinate anche dagli enti che ci sostengono, noi andiamo avanti con il volontariato e portiamo avanti storia, rievocando in Puglia, secondo me, una delle pagine più importanti della storia d'Europa.